guarda. Guarda, guarda. Non fate per re! Ciao! Via! Guarda qua che c'è là, guarda che c'è. Togli questo occhiaio, non è la miseria. Che cosa, la foto? La foto, Carmine. Fagli la foto. Dove andate? Ecco il presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte, Leo Teritano, anche lui alla terza edizione della festa della Trebbiatura. Stanno arrivando. Saliamo! Bene, capite di quello. Domenico, mettiti di là, di là, di là, così prendo tutta la gente. Ale! Se mi chiamava a vedere dei miei votati non venivo, che era solo che trebbiava una volta, ora che mi guardate tutti! No, siamo cambiati bene. Meglio che questa signora ci riprende. Cioè, i romani usavano le mucche, usavano.
Ha preso tira. Dottore, dove siete? Allora mi devo fare vedere un vecchio metodo d'agricoltura, non uno. Tutti vedete, spiegate un po' le persone. Che mi ricordo io? No, giù, a 40 anni, va, 50. Poi vi faccio vedere quella di moderna. È quello di oggi. A nome di Dio, a nome del Padre, Signore, Spirito Santo. Andiamo avanti. Un bastone. Dai, dai. E poi io sento lì sonnavo un caglione dello letto che facciamo questo lavoro, va? Ne ho immaginato il padre. Ah,
È buono no? Il mio paese, la mia famiglia. Sì, Mallorca. Grazie. Chi sta in Mallorca? Ora viene e ti prende il braccio. Sì, certo. Ok, sono finito. Dai, Toto, guarda la signora. Ciao. La manina fagli, ciao. Ora pigliate i sacchi e cogliete lo grano. Lavorazione dell'antichità, dici io, capisco. Se è possibile, e mi scortate, vi voglio spiegare, no? Signori, sì, scusate che spiega l'operazione che è stata fatta. Io di quando mi ricordo, mio padre faceva questo lavoro. Poi crescendo, ho iniziato io, no? Oggi non si fa questo lavoro, però noi ancora siamo un po' più all'antica e lavoriamo questo e quello, no? Una volta si trebbiava solo con questo, perché non c'erano sordi. Nei barge per cattare le sigarette si vendeva due uova, un uovo, tante volte lo fumava e si urtavano come mani. Lasciate stare la filosofia, è un'altra cosa. Io vedo se ci arrivano i e non mi faranno visto, capisco? Ora finiamo questa trebbiatura. Ti faccio vedere quella di ora come è più moderna, no? Perché i giovani ora andranno sordi. Chi sta a pistatura, non è a trebbia. Ma chi sta a pistava? Si faceva con la trebbia, sì. Questo è il pesare di là. Questo è pistare, sì. Antonio! Sì, ma a pistare, non facete le finte, a pistare. Ah, sì, sì. Antonio, prendi quello piccolino, portalo qua. Basta, quello... Antonio. Una volta così.
francese, ma cavolo. Ora sai che stiamo mancano però. Ti manca la palla per tagliare. Ah, non c'è. Fermate di qua, portate. Allora, mettiti il cappellino. Thank you.
Eccoci ancora insieme al presidente della Coldiretti, il dottor Francesco Sacca. Dietro le nostre spalle cosa stiamo vedendo? Allora, qua stiamo vedendo la trebbiatura ai tempi moderni, per ovvi motivi di presentazione, per essere più raccolta. Abbiamo già il grano già raccolto in fascine e viene messo nella trebbiatrice, che anziché mietere e trebbiare sta trebbiando solamente, per fare vedere alla gente come viene dalla spiga, come si arriva al grano. Quello che abbiamo visto prima invece era come non tanto anticamente, parliamo ad esempio del millennio precedente, ma fino a 40 anni fa ancora si faceva, anche meno di 40 anni, perché io da piccolino vedevo i miei coloni che lavoravano con le vacche, mietevano, aravano e facevano anche la trebbiatura con i buoi, ed era il mestiere antico che si tramandava da millenni, da quando l'uomo è diventato stanziale e ha cominciato a coltivare il grano. Questa ormai è una cosa soltanto caratteristica e divulgativa, per capire le nostre tradizioni e il lavoro come si faceva una volta. Quindi il messaggio che la Coldiretti in questo caso vuole lanciare con questa terza edizione della festa della trebbiatura, in effetti qual è? Il messaggio è il legame dell'uomo con la terra. Senza il lavoro dell'uomo, il lavoro nei campi, materialmente non si ha il sostentamento della, perché noi possiamo vivere, non viviamo di telefonini, di macchine, ma viviamo del lavoro della nostra terra. Abbiamo i telefonini, abbiamo le macchine proprio perché abbiamo avuto nei millenni e anche oggi il lavoro della terra. Ecco, il legame fortissimo dell'uomo con la terra. Dopo questa fase c'è quella successiva, forse quella più entusiasmante, dove in effetti andremo a vedere poi il grano. Sì, poi andremo a vedere il grano che esce, da un lato esce la paglia e dall'altro esce il grano, ed è proprio quello che poi noi sotto forma di farina e di pane andremo a degustare alla tavolata finale di questa grande festa. Sempre per sottolineare la tradizione e sempre per sottolineare il legame dell'uomo con la terra, soprattutto di queste zone dove ancora, come vediamo tutti, ancora si lavora la terra, si fa una buona produzione di grano, con grano autoctono che si tramanda di generazione in generazione, proprio per avere la biodiversità, per mantenere la biodiversità, per mantenere il prodotto naturale del nostro territorio. Bene, allora ci vedremo fra poco, vedremo il miracolo del grano e brinderemo come poi si faceva un tempo, lo faremo anche noi adesso. Senz'altro, ci vedremo più tardi tra una tavolata finale e canti, balli e una grande festa che continuerà più tardi. Bene, grazie ancora al dottor Francesco Sacca, a più tardi. A voi, guarda chi... Alla terza edizione della festa della trebbiatura qui a Pietra di Condofuri anche il presidente del Parco Nazionale d'Aspromonte, l'avvocato Leo Telitano. Presidente, una giornata importante per tutta l'area grecanica e non solo. È sempre una giornata importante quando si fanno queste cose, la festa del grano, la festa della tradizione, la festa di un'agricoltura che si coniuga con l'ambiente, e quindi noi siamo qui per dare forza e voce agli agricoltori, che sono un presidio, un vero e proprio presidio sul piano della difesa ambientale. Queste belle montagne alle pendici dell'Aspromonte hanno sempre più bisogno della presenza dell'uomo, e quindi oggi è una giornata che segna questa testimonianza. Ecco, prima parlavamo col presidente della Coldiretti, il dottor Francesco Sacca, del forte legame che c'è tra l'uomo e la natura. La festa della trebbiatura in effetti era uno di quei momenti intensi dove l'uomo andava a raccogliere in effetti quello che era il frutto di un lavoro duro. Ebbene, c'è stata anche la testimonianza di un mondo che è scomparso. Non c'era la trebbiatura, c'era la mietitura e c'era la lavorazione, diciamo, del grano all'aia, cioè quindi
ancora abbiamo fatto una dimostrazione che era un'anticipazione rispetto alla meccanizzazione, al mondo arcaico. E allora sì che l'ambiente era presidiato ed era difeso, era tutelato. I fattori impattanti erano pochi, erano contenuti, e c'era un legame forte con la terra, perché c'era la consapevolezza che dalla terra veniva il sostentamento, e quindi ci si rapportava nella maniera giusta nei cicli produttivi, nel processo produttivo, e si ricavava il necessario per vivere. Oggi siamo nell'era della globalizzazione, i rapporti sono saltati, ma questo bisogno di presidiare la montagna è un bisogno ineludibile. Ecco, una domanda per tutte e due, poi decidete chi mi risponde per primo. In effetti noi ogni anno riproponiamo questa tematica, cioè la nostra terra è ricca di tradizioni e il territorio stesso naturale offre tantissimo e potrebbe davvero accogliere un turismo di massa. Perché questo non accade? Chi risponde per primo? Non accade perché le componenti sono diverse. Per sviluppare il turismo ci vogliono due cose fondamentali: servizi e attrattori. Noi siamo scadenti come servizi nella qualità e come attrattori naturali ne valorizziamo pochi, insomma, ne abbiamo ma ne valorizziamo pochi. Bisogna cercare di creare il circuito e mettere tutto nel circuito, anche queste manifestazioni vanno messe nel circuito, però il circuito va individuato e completato. Sì, sono d'accordo con Leo, ma il problema nostro è proprio che non valorizziamo le bellezze naturali che abbiamo. Speriamo con queste manifestazioni, con queste feste, con queste attività di mantenere viva l'attrazione per queste cose antiche ma tutt'oggi moderne, perché se se ne va l'uomo da questi territori non ci sarà più la nostra terra, non ci sarà più la tradizione, non ci sarà più niente. Quindi dobbiamo valorizzare e mandare avanti il nostro territorio anche in questo modo. Il nostro augurio è di rivederci alla 100ª festa della Trebbiatura qui a Pietra di Condofuri. I bambini che stanno giocando lì facendo il lavoro che si faceva 50 anni fa. Ecco, noi ci auguriamo che, visto che loro sono il nostro futuro, ci auguriamo che in effetti questo patrimonio... Possiamo passare il testimone. E che questo patrimonio venga conservato. Bene, per il momento è tutto, approfondiremo dopo la fase finale di questa festa della Trebbiatura qui a Pietra di Condofuri. Gian Domenico Cariri, il presidente del consorzio di bonifica Basso Ionio Regino, chiedo scusa ma è lunga come dicitura, comunque come definizione, quindi va bene. Presidente, una giornata importante per l'area grecanica ma non solo. Cioè, la festa della Trebbiatura, dicevamo poc'anzi, che mette in evidenza quello che è il legame forte tra la natura stessa e l'uomo. Sì, è una giornata importante, un momento importante per l'agricoltura. La Trebbiatura è il grano, è il senso di vita, l'appartenenza, e quindi anche un momento importante per l'agricoltore. Speriamo e auspichiamo che creiamo delle sinergie tra il consorzio per favorire l'agricoltura, di dotarla anche delle infrastrutture, per cui noi siamo interessati a sostenere l'iniziativa degli agricoltori e questi momenti. E plaudiamo all'iniziativa anche della Coldiretti per questa giornata e l'impegno che ci mette al servizio dell'agricoltura. Speriamo di poter dare dal nostro ruolo come consorzio un contributo significativo e che questa esperienza si ripeta annualmente. Ecco, Presidente, ripetiamo un po' quello che è il ruolo in effetti del consorzio di bonifica sul territorio. Ma il consorzio si occupa della difesa idraulica dei bacini e si occupa del recupero dell'ambiente, ma anche di infrastrutture al servizio dell'agricoltura. Su questa zona stiamo progettando e valutando di poterla dotare di un sistema di irrigazione, di portare l'acqua in queste zone attraverso dei pozzi che abbiamo nella zona sottostante, per cui ci sono una serie
di iniziative in cantiere e vogliamo essere realmente di ausilio e contribuire a migliorare l'agricoltura, a dare anche condizioni migliori per lo sviluppo dell'agricoltura. Bene, grazie al presidente Gian Domenico Caridi. Grazie. Allora, Antonino Sgro, tra i protagonisti di queste, non solo di questa, ma di queste edizioni della Festa della Trebbiatura qui a Pietra di Condofuri. Antonino, oggi più che negli altri anni una massiccia presenza di adulti e anche di bambini. Quindi voi in questa manifestazione ci credete? Certo, per noi ormai diventa una vera tradizione, infatti questa è la terza edizione della Festa della Trebbiatura. È stata il programma che oggi abbiamo portato avanti, diciamo che è stato molto più ricco rispetto agli altri anni. Infatti dall'inizio abbiamo notato una piccola gara, diciamo, con gli asini, dove appunto non era una vera competizione. Io ho tantissimi anni che non vedevo un asino dalla... È stata veramente una novità e una bellissima soddisfazione anche per noi, per vedere, guardando la gioia dei bambini, all'impatto di vedere proprio un asino, che veramente ormai si sentono soltanto le favole. Il programma poi è continuato con i buoi. Infatti abbiamo fatto una finzione creando l'AIA, la festa della trebbiatura, quindi di come si faceva... Era il pestaggio all'AIA, come... Il pestaggio che prevedeva... Perché questa lavorazione, questa divisione, diciamo così, del grano dalla paglia, si doveva fare nelle ore più calde della giornata, perché proprio questo facilitava il compito per la divisione, perché il grano, essendo più secco, si liberava più facilmente dalla spiga, quindi dall'involucro esterno. La fatica sulla fatica, sotto il sole cocente. Sotto il sole, e si doveva aspettare che c'era un progetto poi per dividere, perché poi la paglia doveva essere buttata in aria con degli arnesi che sono detti anticamente tridenti, che erano degli arnesi creati in legno, fatti apposta, e con il vento praticamente questo portava via la paglia e il grano invece cadeva sulla stessa posizione, in modo che poi veniva raccolto. Mentre adesso vediamo ancora in lavorazione la trebbiatura meccanica, trebbiatura che diciamo ha sostituito proprio in tutti i sensi quello che si faceva moltissimo. Trebbiatura meccanica che diciamo che il lavoro che noi stiamo svolgendo oggi con 10 minuti di lavoro una volta doveva essere una giornata anche di più, con un grandissimo sacrificio delle persone proprio che ci lavoravano, che facevano questo lavoro. Ecco, qual è il messaggio che l'azienda turistica Sgro vuole lanciare in tutta l'area grecanica, ma non solo? Che comunque noi siamo qua, che stiamo aspettando dei segnali. Ormai è la terza edizione, ripeto, della Festa della Trebbiatura. Questi segnali al mondo politico, alle istituzioni che in effetti prendono a cuore, diciamolo, perché poi se no sembra quasi che parliamo in maniera enigmatica. Cioè, vuol dire, questa è una realtà, adesso è il terzo anno. Abbiamo visto la bellezza, ma non è un modo sedicendi, ma in effetti è così. Abbiamo visto la partecipazione della gente, ma abbiamo visto anche qualcosa che non si deve assolutamente perdere. Che non si deve perdere. Infatti noi, ripeto, con il procedimento che abbiamo fatto vedere utilizzando i buoi, questa è una tradizione. Quello che realmente si verificava, si svolgeva qui nel nostro territorio, che è un territorio proprio adatto alla coltivazione del grano duro. Infatti noi possiamo notare che diciamo, questa zona è quella più vocata per il grano duro e dove ancora tutt'oggi con moltissime difficoltà si riesce ancora a coltivare. Potremmo parlare di grano DOP? Sì, si potrebbe anche, perché credo che il posto è la tipicità, il posto è giusto, è questo. Dobbiamo andare a pochi... Il mare
qualche chilometro. È la montagna a qualche chilometro. Diciamo quindi che è un paesaggio anche bellissimo dove si può notare questo. Beh, al momento lo ringraziamo, poi ci vediamo a fine o durante la giornata, perché continua fino a stasera, continua con? Infatti ancora la serata continua ed è lunga. Anche i prodotti tipici. Adesso infatti assaggiamo i prodotti tipici che vengono prodotti proprio con questo grano che noi abbiamo fatto adesso la trebbiatura, cioè simile. E successivamente ci sarà un gruppo folk che animerà la serata. È un po' quello che succedeva in effetti poi 30-35 anni fa, in effetti poi si festeggiava tutti insieme con gustando quello che era il prodotto e poi si ballava, perché no, la tarantella. Sì, alla fine del lavoro praticamente si festeggiava proprio il raccolto e i festeggiamenti andavano avanti proprio in questo modo, a tarantella, vino e allegria, i prodotti tipici, insomma i prodotti ottenuti dal grano. È tutto, grazie. Grazie. Vedi Maria Chiara? Vai! Vai, salva! Luigi, sì. Il convegno non c'è, vedi? Si va direttamente all'assaggino. Sì, sì. Signore. Peppe Abiri, grande figura del sindacalista, da intervistatore ha intervistato. Il motivo della tua presenza qui questa sera a Petra di Condofuri? Intanto io sono molto ammiratore, diciamo un grosso ammiratore della Coltivatori Diretti.
Dopo 40 anni di attività sindacale, quindi di assicurazione per fini pensionistici con l'INPS, da dipendente anche della regione, perché negli ultimi due anni siamo stati dipendenti sindacalisti che sono stati utilizzati al Ministero del Lavoro per l'Agenzia per l'Impiego, siamo finiti ad essere dipendenti della regione, ho scoperto che quando ero giovanissimo mio padre mi aveva assicurato, essendo lui un coltivatore diretto, per 4 anni, per cui io oggi sono anche un pensionato, sono pensionato come coltivatore diretto. Sono venuto qui perché invitato da questi amici che hanno organizzato e per godere questo rifacimento, diciamo. No? Un tuffo nel passato. Sì, 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 uno sguardo nel passato molto bello, sentito, e aver visto questa cosa per me è un sogno realizzato. Per il tuo giornale che si chiama? Io come giornalista sono direttore pure anche di un giornale che opera nell'agricoltura a livello nazionale, infatti si chiama Il Paese Possibile, Gente dei Campi, che è il giornale della Federazione Nazionale dell'Agricoltura. No? Però qui probabilmente dedicherò qualche cosa su questo mio giornale, ma la prima cosa che faccio è sul Mezzo Euro, che è il più grande settimanale calabrese esistente, che esce ogni settimana in tutta la Calabria, e quindi penso che queste manifestazioni, questa cosa, meritano grande attenzione, quindi da parte della stampa il massimo di considerazione. Sono momenti anche importanti per decongestionare lo stress e l'ansia. Lì è un po' più difficile perché non si decongestiona, è tanto grande, tanto invadente, che comunque è un momento anche di piacere, insomma, serve pure, insomma, stare una full immersion nella cultura contadina, che è sempre al numero uno. Incancellabile. Mi onoro di poter dire che la mia cultura, la mia passione anche per l'attività sindacale nasce dalla vita dei campi. Non sono mai stato un grande coltivatore, però ho seguito mio padre, sono vissuto come figlio di un coltivatore diretto, e quindi non vi è dubbio che per me nelle campagne c'è il massimo di cultura. D'altro canto, un paio di mesi addietro ho pubblicato un libro dal titolo Una nazione in ginocchio, con gli editoriali dei miei pezzi, e penso che sia tutto concentrato sul ruolo, sulla funzione dei contadini, dei braccianti e della vita dei campi, dei coltivatori e compagnia bella. Per me la cultura nostra è questa. Anche il consigliere provinciale Bernardo Russo a questa terza edizione della Festa della Trebbiatura a Pietra di Condofuri. Bernardo, una giornata importante per tutta la nostra area grecanica. Il legame forte tra natura e uomo, un tempo la natura in effetti dava da vivere. Infatti, appunto, io sono onorato di essere qua questa sera a partecipare a questa importante iniziativa. Tra l'altro, io, oltre ad essere fare politica da sempre, da ragazzo, io sono perito agrario, ho studiato scienze agrarie a Portici, quindi io conosco pure anche la realtà, quello che è la terra, che significa la terra, la natura, l'ambiente, perché l'ho studiato. Tra l'altro sono imprenditore e preferisco queste peculiarità e attenziono queste realtà, queste peculiarità, e contribuisco ad attingere anche per quanto riguarda le vendite di queste belle realtà, che noi abbiamo la possibilità di avere la carne buona, i frutti buoni, il grano buono, e spesso viene bistrattato, viene mortificato, perché entrano le grosse realtà del nord o dell'Europa o del mondo e mortificano queste peculiarità per quanto riguarda i prezzi. Cioè il rapporto qualità-prezzi spesso non è valutato e quindi viene mortificato la realtà locale. Mortificando la realtà locale viene mortificato anche il lavoro che dà sostentamento alle famiglie, e quindi purtroppo che oggi è questo. Questa vasta area greganica che io sempre immagino, che io tra l'altro sono rappresentante, e infatti più su Roccaforte, che io ipotizzo il mio collegio da Roccaforte a Staiti, e io ho dato proprio un nome a queste belle realtà, a queste tipologie, a queste eccellenze di quei paesi montani, altri montani, che sono delle belle cartoline, dei bei presepi che si affacciano al bellissimo Marione, il mar Mediterraneo, che circonda la nostra penisola. Però concretamente
Bernardo, tu sei un personaggio politico sensibile, abbiamo avuto modo di constatarlo nel corso non solo di quest'ultimo periodo ma anche precedentemente, sensibile a quelle che sono le problematiche del territorio, eccetera. Allora, per mantenere questa tradizione, che poi non è una semplice festa, ma è un momento di valorizzazione e di riflessione, quindi come ente la provincia che cosa fa per dare una mano d'aiuto? Parliamo appunto di eccellenze e di peculiarità di questi bei paesi che si affacciano di fronte al nostro bel Marione. L'attenzione, purtroppo, l'agenda politica passata e anche presente, che io mi onoro di rappresentare, sto attenzionando tutti questi bei paesi e innanzitutto la viabilità per abbreviare i tempi di percorrenza dalla montagna al mare, quindi alle superstrade. Parliamo a Sgro, che è lui il capostipite. Famiglia Sgro, i suoi figli che sono, io tra l'altro con loro ho i rapporti anche commerciali, l'ho avuto nel tempo, mio padre, mio nonno e mio padre si servivano dei loro nonni, dei loro padri, io mi servo da loro, abbiamo un rapporto di fiducia, un rapporto di cordialità, di amicizia e di lavoro con loro. Quindi voglio dire, io mi onoro di rappresentare la provincia, tra l'altro voglio dire queste belle eccellenze che io ho ipotizzato, delle belle cartoline che si affacciano al mare. In concreto, l'impegno della provincia, diciamo l'impegno per valorizzare questi momenti dobbiamo dare a loro innanzitutto le infrastrutture, dare la possibilità di portare le strade, la prima cosa, le strade interpoderali, quelle che mancano, le risorse, ecco l'acqua, è un bene primario che serve a loro. Loro anche hanno un finanziamento per questa festa, non sarebbe male. Dei finanziamenti, io oggi tra l'altro rappresento anche l'assessore Scali che per i motivi che saluto, e il presidente della provincia che porge anche i suoi saluti perché per altri motivi precedentemente assunti non sono presente qua. Appunto, io sarei stato comunque qua l'anno scorso, per motivi di salute non sono stato presente e mi sono dispiaciuto. Ho voluto fortemente essere qua, quindi noi dobbiamo attenzionare questi territori, dare il massimo, perché da questi territori è una realtà da conservare, perché sono tradizione, cultura, storia, che noi, che i loro nonni, i loro avi hanno tralasciato a loro, e noi dobbiamo difendere fino allo stremo e lasciare ai nostri figli. Io ho l'onore di rappresentare, appunto, ieri sera a quest'ora ero Bova Superiore, gli ho portato la divisa nuova alla banda musicale. Gli ho portato 38 camicie, 38 pantaloni, 38 pantaloni, 38 berretti, 38 mostrine e 38 cravatte. Bene, queste sono le cose da fare. Come dice... Li dobbiamo aiutare perché loro sono il futuro delle nuove generazioni. Noi non vogliamo le centrali a carbone, io sono contro la centrale, dobbiamo conservare l'ambiente, dobbiamo dare merito a queste persone che oggi qua hanno rappresentato questa bella esperienza ai loro figli. Il signor Sgro, ripeto, è stata per me è un amico fraterno. E io mi onoro di rappresentare la provincia e essere qua a Pietra questa sera. Io passo spesso perché non mi fermo qua, io anche, lui mi vede, io vedo Cessaracina, Pilimbagi, queste zone che mio padre, i miei nonni, i miei avi avevano il mestiere di fare i commercianti, i macellai, attingevano le risorse da questo bel territorio. Bene, adesso andiamo a... Posso continuare? Vabbè, l'impegno è stato preso, l'impegno politico è stato preso, adesso andiamo a gustare quelli che sono i prodotti tipici e poi la serata continua con musica, tarantella e balli. Grazie. Che noi in Svizzera lo guardiamo sempre, sempre, tutti i giorni. Sì, sì. Abbastanza. Da casa mia moglie, allora là, vai presente. Guarda la signora, guarda. Dici, ciao signora, ciao. Ma c'è qualcosa qua o... Non lo posso toccare. Questo banca un paio di mesi fa se la faccio se... Cecino, guarda là, balla la tarantella, balla la tarantella.
E tu che fai, Sony? Thank you.
Mi hanno detto frati. Mentre li dava Antonio. Scusate, posso dire una birra? Una Sprite? Sprite? Senti, dai, quella. Tre birre e una pancia. Birra? Prova, sì. 10 minuti. Ma io un'altra birra?